prima degli interventi dei nostri ospiti, la professoressa Cuccoletti, no? Professoressa dell'istituto, e farà, mi rivolgo più che altro a voi perché i ragazzi lo sanno, lei ha praticamente una banca dati di quelli che chiamiamoli così, flussi migratori verso l'università dei nostri ragazzi, per cui penso sia un dato importante anche per voi, per lei, rettore, quali sono le vie direzionali verso l'università, quali sono le scelte che normalmente i ragazzi del liceo scientifico di Fabriano effettuano. La professoressa Cuccoletti ci ha dati da diversi anni e adesso ce li frustrerà, per cui noi sappiamo che caratteristiche ha il nostro istituto come scelta universitaria, in linea di massima chiaramente. Bene, innanzitutto voglio ricordare questo, che la cerimonia, come già il professor Scipioni e la nostra dirigente Verdini, costituisce un momento significativo. È un momento in cui presente, passato e futuro si incontrano. Voi il presente, i ragazzi che hanno perseguito il loro cammino, è in qualche modo il vostro futuro che si è concretizzato, e una, come dire, un passato e un presente che interagiscono. Ricordiamo tutti noi Agostino, il quale ricordava che misuriamo il tempo nell'attimo in cui passa e lo viviamo nell'anima, quindi è qualcosa di più di un ascolto, è qualcosa di più dei dati che ora andrò a proiettare, perché qui c'è la storia di ognuno, c'è il progetto che ognuno ha pensato per la sua vita, perché qui c'è il senso di appartenenza di ognuno alla stessa istituzione. Sentirsi partecipi tra chi ha lasciato e costituisce per noi un segno importante di positività è appartenenza per chi dovrà conseguire il diploma, che attraverso le loro parole possono immaginare anche il loro futuro. Quindi il momento etico-morale si associa a questa documentazione relativa a percentuali e a numeri, ma per noi non sono numeri freddi e astratti, sono le vostre aspirazioni, sono il lavoro che ognuno ha creato, ha perseguito nel corso di 5 anni. Questo ci tenevo a dirlo perché effettivamente la vostra presenza all'interno dell'istituto rappresenta l'identità più vera, e di questa identità noi siamo molto ma molto orgogliosi in ogni momento della giornata, non solo nella cerimonia. Magari la cerimonia è il momento in cui ce lo diciamo tra insegnanti, tra ex allievi, con passione e anche con una profonda convinzione. Allora, innanzitutto, volevo dirvi che questa presentazione era stata preparata dalle ragazze della 5a B che ora riceveranno il diploma. Allora, prima presentazione. Dunque, la scelta dei nostri diplomati. Come voi potete vedere, tra gli studenti. Allora, ragazzi, attraverso questa descrizione in numeri, noi possiamo ripercorrere la storia del nostro istituto, il rapporto al numero degli studenti che hanno conseguito il diploma e vedere quanti hanno continuato il percorso di studio e altri che hanno deciso di intraprendere nuove strade. Questi ultimi 2 anni vedono 12-13 ragazzi già inseriti nel mondo del lavoro, probabilmente le aspettative o le occasioni hanno in qualche modo deciso, forse riguardo un futuro più lungo e possibilmente magari più problematico. Poi procediamo. E qui vediamo un altro elemento importante, perché abbiamo valutato la scelta del luogo dove i ragazzi hanno proiettato il loro percorso. E mentre i primi anni, possiamo dire che tra le università scelte nella nostra regione e le università fuori regione, c'era per lo
almeno nel 2005-2006 una netta prevalenza riguardo università fuori regione. Ora raggiungiamo invece nel 2012-2013 una netta, diciamo, attenzione rivolta al territorio. Questo naturalmente risponde anche all'attività di orientamento che il nostro liceo persegue e soprattutto facendo conoscere a voi il grande potenziale che c'è nella nostra regione, nelle nostre università, le quali offrono pari possibilità alle università fuori regione. Per cui abbiamo questi numeri da 59 in regione e 41 fuori regione. Poi, procedendo, quali sono le università che andiamo a scegliere? Beh, liceo scientifico, la prevalenza delle università a carattere scientifico è dominante, la possiamo vedere, la linea rossa. Parallelamente c'è un netto calo per quanto riguarda l'ala giuridica economica, una leggera crescita dell'ala umanistica e un'area sanitaria che rimane più o meno costante nel corso degli anni. Procedendo, possiamo vederle con più precisione, ecco qua l'area giuridico-economica, per cui da 45 nel 2007-2008 siamo passati a 15 nel 2011-2012 ed ora siamo a 19 allievi. Poi procediamo, dalla umanistica invece quest'anno sembra aver avuto una grande attenzione da parte dei nostri allievi e quindi è arrivato il numero 18 nella scelta di queste attività. L'area scientifica, quasi costante nel corso del tempo, con 49 allievi per quanto riguarda l'attuale anno scolastico. Poi l'area sanitaria, aveva conosciuto una forte attenzione nel 2010-2011, ora siamo arrivati a 15. Diciamo, scelte che si articolano tra, come vedrete, medicina, fisioterapia, infermieristica. Poi un altro dato al quale voglio in qualche modo dedicare un attimo di riflessione, solo un momento, perché lo studio che abbiamo fatto legato al rapporto tra la scelta universitaria e il conseguimento della laurea. Elemento importante perché significa che i nostri ragazzi sono abbastanza forti nell'affrontare difficoltà, nell'essere come dire, pronti al sacrificio, all'impegno e proprio attraverso questi dati che si susseguono nel corso del tempo abbiamo stilato un istogramma dove vediamo effettivamente un'alta percentuale del conseguimento della laurea, siamo al 96,10%, quindi è per tutti voi, penso, un elemento che fa ben sperare. Se i nostri allievi, i nostri ex compagni hanno perseguito un obiettivo così importante, vuol dire che la strada è aperta anche per noi, quindi c'è ottimismo in questo lato, profondo e sentito, e quindi ve lo volevo in qualche modo dimostrare. Allora, adesso andiamo con più precisione nell'attuale anno scolastico, sarò breve, e vediamo come i nostri ragazzi hanno scelto questi del 2012-13. Abbiamo 19 ragazzi nell'area giuridica, 18 umanistica, 49 scientifica, 15 sanitaria, 13 hanno scelto, come abbiamo visto, il lavoro. Le università, quali sono le università e regioni scelte? La percentuale più alta aspetta alla Politecnica delle Marche, poi Urbino, Camerino, Macerata, Civitanova, Liesi, Pesaro, Fermo, Ascoli Piceno, toccando un po' tutta l'offerta che la regione permette a noi di usufruire. Fuori regione la percentuale più alta è data sicuramente da Bologna, poi Rimini, Torino, Padova, Viterbo, Roma, Perugia, Milano. Quest'anno abbiamo sicuramente un numero notevole di allievi che hanno scelto Milano come loro sede universitaria. Andiamo con più precisione ad osservare gli ambiti, per cui l'area giuridico-economica vede 4 scienze politiche, giurisprudenza, economia 14 e poi l'articolazione interna all'indirizzo economico che va dall'aziendale
alla finanza e così via. Veramente sono indirizzi che poi si caratterizzeranno successivamente al triennio. L'area umanistica, quali sono le facoltà sulle quali è stata posta l'attenzione? Bene, l'Accademia di Danza, mediazione linguistica, psicologia, lingue e letterature straniere, una filosofia, materie letterarie, scienze della formazione e Accademia delle Belle Arti. In area scientifica cosa abbiamo? Innanzitutto ingegneria, che è sicuramente la voce più importante, fisica, chimica, scienze motorie, biologia, geologia, scienza della nutrizione, servizi sociali, più scienza della comunicazione, architettura, che abbiamo inserito all'interno di questo ambito. Area sanitaria, farmacia, medicina, fisioterapia, tecnico-radiologia e scienze infermieristiche. Questi sono gli orientamenti. Per quanto riguarda ingegneria, vediamo una pluralità di indirizzi che sono stati scelti, per cui la gestionale, elettronica, meccanica, biomedica, informatica, chimica, biochimica, energetica, civile, automazione, edile, quindi una veramente pluralità di indirizzi. E con questo voglio concludere, perché è tutto, che la parola ora sia data a chi verrà a noi raccontarci la propria esperienza.